hai scelto condotta tutte insufficienze e cercato di dare fuoco alla scuola elementare. Promossa! E vai! Ma mi raccomando, impegnati di più il prossimo anno. Certo! Allora, Olivieri, hai tutti 7 e 8 in pagella. Ma c'è quel 5.9 che... Eh? Bisogna arrotondarlo a 5. Ma come? È quasi un 6! Sì, ma è anche quasi un 5. Ma è più quasi un 6 che quasi un 5. Me ne sbatti co dei decimali, Olivieri. Ma prof, nel primo semestre mi avete tolto un punto di scienze dicendo che quel mezzo voto l'avreste tenuto per qualcos'altro per questo semestre. E adesso? Quale mezzo voto? Io non vedo niente. Ma prof, non le conviene rimandarmi, poi deve fare i corsi di recupero a giugno, non può andare in vacanza, deve tornare a casa prima perché deve interrogarci a settembre. Ma sai che hai ragione? E vai! E faccio che bocciarti così sono tranquilla per le vacanze. Ma no prof, non può! Ciao ciao! Ho appena controllato che si è dimenticata di segnarmi sul registro un 7, quindi in realtà ho la media del 6.2. Ormai ho chiuso gli scrutini. Ma io posso ancora rigarle la macchina! Prima che il video inizi, non dimenticarti di iscriverti al canale, di lasciare un bel mi piace e mo goditi il video. Ciao! Finalmente finisce la scuola! Già, non ne potevo più di quelle stronze! Guardate che non abbiamo ancora finito! Scusi maestra, maestra! Scusa signora maestra! Comunque meno male che negli ultimi giorni di scuola non si fa nulla. Sembra già di essere in vacanza! Sì, sembra di essere così tanto in vacanza che Billy non si presenta da un mese. Ah, che bella la vita! Billy, ma sei sicuro che la scuola si è finita da un mese? Sì, mamma! E allora perché continuano a segnarti assente? Vabbè, sarà un bug della scuola! E perché allora la tua professoressa continua a chiamarmi? Vabbè, sarà un bug della prof, lo sai che è unita! Ah, meno male che sta per finire la scuola. Già. Bisogno di voti! Ma mancano 4 giorni alla fine della scuola! Ne servono di più! Ma ne abbiamo 20! Voglio essere carina per l'ultimo giorno di scuola. Così tutti quanti... mannaggia la miseria. Tutti quanti i ragazzi mi guarderanno e diranno: wow, ma che bella, quella è la più bella di tutte, la divina, super popolare. Eh sì. Mamma, posso mettermi un po' di luce nella labbra, ti prego? Poco, mi raccomando. E vai! Perfetto. Non avevo voglia di prepararmi, ok? Ragazzi, mi mancherete. Non voglio andare alle medie. Ci vedremo ancora, vero? Sì, le scuole medie non ci faranno separare. Non riesco a smettere di piangere. Ho bisogno di altri fazzoletti. Mi mancherete. Uè, raga, vi ricordate che c'è la pizzata, vero? Oh, vabbè, allora... Vabbè, allora ci vediamo stasera. Vabbè, mi mancherete comunque durante il pomeriggio. Oh, ma ci sono i gavettoni tra mezz'ora. Allora ci vediamo tra mezz'ora. Già mi mancate! La scuola è finita, ma non la nostra amicizia. Ho una cosa importante da dirvi. Mamma mia, non vi sopporto! Finalmente ce ne andiamo! Mamma mia, ragazzi, ma che inferno! Vabbè, ma questo lo pensiamo tutti. Ah. Allora, ci vediamo per la pizzata stasera? Eh sì, ovvio che ci sono. Vi odio, ma per la pizza questo è altro. Dei brutti voti, devo recuperarli, mi può interrogare? Ma no cara, chi se ne frega, ti promuovo comunque. Sì vabbè, ma non è giusto così. Vabbè, allora come ti chiami? Eleonora. Giusto, 10. Risolto. Prof, la prego, mi interroghi di fisica, devo recuperarla.
Adesso non c'è tempo. Ma come non c'è tempo, prof? Ma è da un mese che glielo chiedo. Olivieri! Ma mi scusi, dai, ma cosa le costa? Non posso ora, devo ancora interrogare persone di matematica. Ma cosa dice? Ha già un sacco di voti di matematica. Devo interrogare Billy. Ma l'ha già interrogato 7 volte. Ah, finalmente dopo 7 insufficienze sono riuscito a recuperare. Adesso posso stare tranquillo. Billy interrogato. Ma che cazzo? Maestra, è finita la scuola, però le volevo dedicare una poesia, posso? Oh, ma che carina! Allora gliela dico? Ma non c'è bisogno, apprezzo il gesto. Cara maestra, il gesto. Cara maestra, tu sei la migliore, mi piacciono le cose che mi impari. Insegni. Sì, tu mi piacciono le cose che mi impari perché, cioè, quando tu le... impari io, cioè... Quando finisce questa lagna? Care prof, volevamo dedicarvi un messaggio per la fine della scuola. Già! Oh, ma che carini! Ma gli scrutini li ha fatti, vero? Sì! Cioè siamo promossi? Sì! Qualunque cosa accada? Sì! Cioè se tipo ora la mandassimo a stendere, tanto siamo fuori, no? A posto! Sì. Ok, allora possiamo dedicarle il messaggio speciale. 1, 2, 3. È l'ultimo giorno di scuola! Sì! Ok, bambini, facciamo un po' di lezioni e poi potete tirare fuori le bevande, il cibo e festeggiare. Ok. Allora, nella lezione di oggi facciamo le vocali. Sono 5. Ok, potete tirare fuori i piattini. E vai! Ho portato le patatine. Io le bevande. Io mi sono dimenticato di portare i tovaglioli. Chi doveva portare la torta? Secchia. E ho portato la torta al limone. Ma io la volevo il cioccolato. Ma questa è la più sana. Prof, oggi è l'ultimo giorno di scuola. Possiamo fare un po' di festa? No. Un pochino. No. Un minutino. No. Ho detto no! Sai che il preside ha detto che lei è una noiosa racchia lamentosa? Lui ha detto cosa? Tirate fuori le bevande! La discoteca! Stasera ci scateniamo! Sì! Guardate, ho parlato per cercare! Billy, no, non ci teniamo. Oh. Ragazzi, passate buone vacanze. Sto dimenticando qualcosa? Professoressa, i compiti delle vacanze. No! No! Che cosa, Secchia? Niente, Secchia le augura buone vacanze. Oh, giusto, gli esercizi. Segnatevi i compiti delle vacanze. Secchia, tu non arrivi all'inizio delle vacanze. Sappilo. Prima che vi inizi, non dimenticarti di iscriverti per far parte della nostra grande famiglia e per vedere tutti i miei nuovi video. Forza, anche quelli vecchi comunque. Ciao! Ragazzi, devo raccogliere i soldi per il regalo della prof e poi anche i soldi per la cena di classe di stasera. Io li ho dimenticati a casa! Ottimo! Anche io! Non mi stupisce. Vabbè, allora cosa le regaliamo? Un portafoglio, una borsa. Una crema antirughe. Non mi aiuti. E la cena dove la facciamo? Facciamo una classica pizzata così siamo tutti a posto? Ma no, facciamo sempre le stesse cose. E allora consigliatemi qualcosa. Sushi? A me non piace. Messicano? Non piace a me. Un all you can eat di qualsiasi cosa così ognuno può prendere quello che vuole e non spendiamo tanto? È un'ottima idea. È una pessima idea, dobbiamo mangiare tutti quanti simile. È costoso. Su questo sono d'accordo. Allora thailandese? Non mi piace. Cinese? No. Sentite, sapete che c'è? Culo, stasera mangiate tutti a casa vostra. Scusa, mi lasci una firma per l'annuario? Mi lasci una firma per l'annuario, per favore? Tieni. Vuoi che ti firmi il tuo? Non me ne frega un c***o. Ok, Billy, puoi firmarmi l'annuario? E non so scrivere. Aspetta, una cosa la so scrivere. Se vuoi te lo firmo io. Grazie. Cara Becky, sei una preziosissima amica. Grazie di tutti quanti questi anni bellissimi passati insieme. Non mi dimenticherò mai di tutte quante le risate che mi hai fatto fare quella roba. Sei un'amica speciale, preziosa. Ti voglio un mondo. Oh, scrivo anch'io. Culo. Culo? Sì, culo. Cioè culo è la tua dedica.
È l'unica parola che so scrivere. Oh, che cosa carina. Uè, ragazzi, è l'ultimo giorno di scuola e si fa festa. Ho portato le casse, la palla da disco, le bevande, il cibo, si fa festa. Billy, domani è l'ultimo giorno di scuola. Oh, allora festeggiamo il penultimo giorno di scuola. Sì. Guardate come twerco. Facciamo il gioco della bottiglia. Ok, Billy. No, tu non partecipi. Yeah. Billy, no, non festeggiamo il penultimo giorno di scuola. È cringe. Oh, vabbè, allora posso lasciare qui le cose per domani? Mancano 3 ore alla fine della scuola. Oh, 2 ore e 50 alla fine della scuola. Raga, mancano 2 ore e mezza alla fine della scuola. 1999, 998, 997. Siamo a più della metà. 996, 995, 994. Siamo più vicini alle vacanze rispetto all'orario in cui siamo arrivati oggi a scuola. 993, 992, 991. Mancano 2 ore e... Basta! Abbiamo capito! Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sì, ma che ca... Ragazzi, ho portato tutto. Le bevande, le patatine, i tovaglioli, i piatti. Voi avete portato... Cosa? Dovevate portare... Cosa dovevamo portare? Avete portato i bicchieri? Avevo chiesto una cosa. Una, dovevate portare i bicchieri. Io ho portato praticamente mezza casa. Sono venuta a venire in macchina con i furgoni della spesa. Praticamente voi non siete neanche riusciti a portare dei bicchieri di plastica! Io ho portato i tovaglioli. Quelli sono i tuoi fazzoletti sporchi di mocio, cretino! No dai, non tutti, c'è ancora qualche angolo utilizzabile. Ragazzi, ecco la lista di cose da fare per quest'estate. Al mattino, qualche volta, andate a camminare sulla riva del mare in totale solitudine. Guardate come vi si riflette il sole. E, pensando alle cose che amate più nella vita, sentitevi felici. Cercate di usare tutti i nuovi termini imparati insieme quest'anno. Più cose potete dire, più cose potete pensare. E più cose potete pensare, più siete liberi. Leggete quanto più potete, ma non perché dovete. Leggete perché l'estate vi ispira avventure e sogni, e leggendo vi sentite simili a rondini in volo. Leggete perché è la miglior forma di rivolta che avete. Vabbè, sostanzialmente non dobbiamo fare un fico secco. Grande, prof! Compiti delle vacanze, 7 libri di geografia, 8 libri di storia, fatemi 18 temi, 3000 esercizi di matematica e 412 di fisica. Poi fate francese, inglese e cinese. Ma basta, queste non sono vacanze, sono un inferno! Ragazzi, ecco le cose da fare per quest'estate. Divertitevi, ballate, amate, siate felici. E fatemi le 7 versioni, leggetemi 7 libri, rispondete agli esercizi e... Sì, ma dai! Ragazzi, mi mancherete! Sono stati anni indimenticabili che non dimenticherò mai! Guarda che siamo ancora in quarta, non in quinta. Ah, vi devo ancora vedere per un anno? No, allora fate finta che non ve l'abbia detto. Allora, quest'anno vado in vacanza alle Hawaii, alle Maldive, alle Bahamas, a Rio de Janeiro, e tu? A Rio de casa de mi nonna. Quest'anno vado in vacanza al mare, alle Maldive, in montagna, in spiaggia, su The Sims. Mi ha mollata! Ha detto che si voleva prendere una pausa! Oh, ma ti svegli! Quello ti ha detto che vuole una pausa perché in estate vuole divertirsi e farsene tutte. Poi a settembre tornerà e dirà: scusa, sono cambiato, ci ho ripensato, sono diverso adesso. Ma fidati, amica mia, che tu c'hai le corna da cervo, ma non il cervo normale, ma quello di Pokémon X e Y con i fiori. Cioè, sei così cornuta che ti sono cresciuti i fiori sulle corna, ti rendi conto, ti svegli? Ma no, lui non è così. Ma
ma sì che così, siamo tutti uguali, oh, ma ti svegli, questa è più stupida di me, ma guarda te. Buongiorno, ma che giorno è oggi? Agosto. Ciao, come va? Questo è primo giorno di scuola versus ultimo. Fatemi sapere come vi comportate voi, se anche voi iniziate la scuola tutti quanti belli vibranti e poi finite che non ne potete più, e fatemi sapere quando finirete voi la scuola. Ma prima che il video continui, se non sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Iscriviti per far parte della nostra grande famiglia e non perderti nessun video. Ti prometto che quest'anno farò sempre i compiti, non verrò rimandata, avrò 10 di tutte quante le materie, studierò sempre, non farò niente all'ultimo, prenderò gli appunti, farò gli schemi, mi sono già fatto una lista di cose da fare. Eleonora, ma cosa ti passa per la testa? Quest'anno sei stato un disastro, mi hanno chiamato i professori, mi hanno detto che hai 4 materie sotto. In realtà ne ho 5. Che cosa? Piacere, come ti chiami? Secchia. Ciao, io sono Leonora. Ciao. Sono sicura che saremo grandi amiche. E ciao. Secchia, basta, stai zitta. Ma non ho detto... Zitta! Che bella giornata. Sono pronta per iniziare un nuovo anno scolastico. Ancora 5 minuti. Ancora 5 minuti. Ancora 5 minuti. Oh, ok, ora di andare. Ma sono le 13, la scuola è finita, Ele. Vai, mi sono saltata la verifica. Buongiorno, professoressa. Ma che bella classe. I miei studenti non disturbano, ascoltano, sono sempre in silenzio. Zaini! Ma che cos'è questo baccano? Siete la classe peggiore della scuola! Professoressa, sappiamo che l'ha detto anche alla terza C. Quest'anno sarà fantastico, questo è il mio anno. Finalmente sarò una secchiona, prenderò tutti quanti 10. Sarò sempre bellissima, troverò un fidanzato bello quanto V dei BTS, anche più bello, e finalmente diventerò la reginetta della scuola. Voglio solo tornare a dormire. 1 più 1 uguale 2. E vai! Sto capendo tutto! Quest'anno andrò benissimo. Si fermi un attimo, non sto capendo nulla. Presto, devo prendere il primo banco. Meno male che mi sono svegliata presto, così ho preso il posto che volevo io e nessuno me lo ruberà per tutto l'anno. Forse sono arrivata un po' in anticipo, non c'è ancora nessuno in classe. Non era necessario svegliarsi alle 5 del mattino. Sono già iniziate le vacanze? Allora, 2 più 2 uguale 4. Fatto! Per oggi ho finito i compiti. Studiare, non farsi rimandare. Caffè! Buongiorno, professoressa! Che bello rivederla! Le ho portato dei dolcetti. Veda di mettermi tutti 10 quest'anno. Gna 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 gna. Non la sopporto quella vecchia racchia, quella brutta megera. Se mi rimandano quest'anno è per colpa sua. Oh, guardi, professoressa, ho un regalo per lei. Anno scolastico.
Facciamo controllo qualità del vestito. Non sa ancora di gorgonzola. Posso rindossarla? Facciamo controllo qualità dei capelli. Sì, ci potrei friggere le patatine fritte. Un po' di shampoo secco sistemerà la situazione. Ah, sono già 2 settimane che vado avanti così. I miei appunti sono bellissimi. Sono ordinati, sono schematizzati. E poi tengo un quadernino con tutti quanti i propositi e le cose da studiare. Ecco i miei appunti. Sono belli, vero? Oh ragazzi, oggi non posso uscire. Devo fare matematica. Ho promesso che quest'anno mi impegnerò sin da subito. Oh ragazzi, devo fare storia, geografia, matematica, fisica. Stasera aperitivo e poi tutti a ballare? Ma questa non è la mia classe. Mi scusi, ho sbagliato classe, che oggi è il primo giorno e sono un po' confusa. Che idiota. Buongiorno. Oh, dopo un anno non ho ancora capito qual è la mia classe? Fantastico, vabbè. Buona giornata. Oppure siete voi che state spostando le aule. Riuscirò ad arrivare a fine anno con tutte quante le penne. Ho solo una penna. Mezza. Che evidenziatore posso usare? Rosso o giallo? Non lo so. Ho sbagliato. No, è inaccettabile. Devo ricominciare da capo. C'è scritto qua, Eleonora del passato, ma perché prendevi gli appunti così male? Adesso non ci capisco niente. La merenda è molto importante perché ci permette di avere le energie giuste per servire le lezioni. Ecco perché ho portato delle caramelle da condividere con tutti quanti i miei amici, un buon frutto perché si è sempre sani, dei cereali per fare merenda insieme. Che fame. Mi era sembrato di avere una merendina, tipo. Oh mio Dio! Non voglio sapere di che anno è. Non è che è un euro? Quest'anno avrò tutti 10. Professoressa, la prego, non mi bocci, per favore, la prego, non mi bocci. Siete mancati tantissimo. Allora, come sono andate queste vacanze? No, non li voglio rivedere. Stavo così bene a casa, a leggere manga, a guardare anime. Perché devo rivedere i miei stupidi compagni di classe? Gli anime sono meglio degli esseri umani. Ragazzi, non voglio che finisca la scuola. Mi mancherete. Sì, lo so che saranno solo 3 mesi, ma per me saranno come una vita. Wow, finalmente è finita la scuola. Arrivederci, a mai più, non vi ho mai sopportati. Ciao ciao, sfigati. Wow, il mio Tamagotchi è rimasto in vita per più di un giorno. Non ero mai riuscita a tenerlo per così tanto tempo. Ele, è ora di andare a scuola? Mamma, per favore, gli puoi dar da mangiare te mentre sono a scuola, perché altrimenti muore. Sì. Ok. Mamma, sono tornata. Vediamo come sta il mio Tamagotchi. È morto. Mamma, ma gli hai dato da mangiare? E mi sono dimenticata. Mamma, ma ti avevo detto di controllarlo. Lo sai che muore dopo 2 minuti se non gli dai da mangiare e non gli fai fare la cacca. Resettalo. Ah, non ci posso rigiocare. Quando muore non lo puoi più utilizzare. Cosa? Ho speso 60 euro per quella roba. Ehi, ho sentito delle teorie strane su Talking Tom. Hanno detto
che c'è qualcuno che ti osserva attraverso gli occhi. Quindi faccio bene a prenderlo a schiaffi. Mamma, ti piace come sono truccata? Oh, amore, ma ti sei fatta male? No, mi sono truccata. Ma con cosa? Con i pennarelli. No, non andranno più via. Vieni qua. Basta, mamma, basta. Con i pennarelli dovresti fare i compiti delle vacanze, non truccarti. Ma fammi tu i compiti. E lei per caso hai visto i miei Cosa sono quelli? Ma posso spiegare? Vieni qua. Le parole schischina, a chi manda slagolina, gasolina de verda. Che schifo le popolari. Io ovviamente sono una delle Las Divinas, anzi sono proprio Antonella. Ma che programmi guardi, figlia mia? Perché non metti quelli che guardavo io da piccola? Cioè? Ecco qua. Ma è bellissimo! Uffa, i cartoni di una volta erano molto meglio, vorrei che li rifacessero. Magari tra qualche anno li rifaranno. Speriamo. Io sono Peppa Pig. What? Peppa Pig? Oh, chissà che cartoni faranno tra qualche anno. Animali in mutande? Ma è la cosa più disgustosa che abbia mai visto. Chissà cosa faranno tra qualche anno. Il sedere, sempre un passo indietro. Non voglio più sapere cosa faranno tra qualche anno. Guarda che bello il mio nuovo telefono di plastica. Adesso invece chiamo qualcuno. Non ho capito. Il mio telefono ha la qualità 4K 600.000 giga e poi posso fare chiamate e messaggi illimitati. Ma cosa ti serve tutta quella roba? Ah, non lo so, io lo uso per fare le storie di Gacha Life. Bella spesa per 1000 euro. Hello Kitty vive qua giù, fiocco rosso naso all'insù. Inizia di con my friend, wow wow wow. Spaghetti mamma, na 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 na. Where you from? She from town, na na na. Ciao mamma! Ma cosa stai cantando? Una cosa che ho sentito a scuola. Da chi? Scommetto dai tuoi compagni di classe. Oh, lo sapevo io che non dovevo mandarti lì in mezzo a tutta quella gentaglia. Ma no mamma, è la suoneria della prof. Cosa? Devo chiamare la professoressa. Non risponde nessuno. Oh, accidenti! Questi compiti di matematica sono troppo difficili. Come si fanno le tabelline? Non me le ricordo. Mamma, mi puoi aiutare? Dovrei chiederle alla secchione della classe. Allora, vediamo un po'. Tabelline online, risoluzione. Fatto! La maestra ha detto che non dovrei copiare i compiti da internet. Ma me che me ne frega! Voglio vestirmi come le star della Disney. Quindi, un top improbabile. Wow! Un gilet pacchiano. Wow! Una sciarpa oscena. Wow! E un cappello disgustoso. Adesso sono pronta per incontrarmi con le altre star Disney. Ma dove stai andando? A scuola. Così? Ma sei pazza? Mamma, ma tutte le mie compagne si vestono così. E se le tue compagne dicono di lanciarti dalla finestra, tu lo fai? Ma no, mica sono scema, non è la stessa cosa. Su, forza, vai a cambiarti. Adesso sì che va bene. Mamma, posso mettermi un po' di lucido labbra? No. Nemmeno un pochettino? Sei troppo piccola, mi dispiace. Uffa! Potrei truccarti solo quando sarai grande. Ma io sono già grande, sono la tabellina del 7. 7, 14, 21, 26. Ma dove vai conciata così? In discoteca? Ah, ok. No, aspetta, hai 10 anni, tu non vai in discoteca, torna qui! Hello Kitty e i suoi amici, i My Little Pony! La mamma non lo deve sapere.
troppo figo questo simulatore di peluche. Simulatore di peluche? Sì, un simulatore di peluche. Ti fa credere di stare giocando con un pupazzo. Ma perché non giochi direttamente con i peluche? Nah, è troppo bello questo slime simulator. Un che? Uno slime simulator. È un'app che ti fa giocare con lo slime. Mi hai fatto spendere 100 euro per tutta la colla, glitter e coloranti che volevi. E adesso giochi con il telefono? Giù! Giù! Beh, guarda il lato positivo. Con questa app non ti faccio sporcare niente. Adoro la tecnologia. Meno male che ci sono i telefoni. Bambini, cosa vorreste fare da grandi? Maestra, io da grande vorrei fare la scienziata oppure l'astronauta. Bambini, cosa vorreste fare da grandi? La TikToker. Eh? La TikToker, quella che fa i TikTok. Ma non è un lavoro. Beh, Addison Rae ha una casa da milioni di dollari, è sempre in vacanza a Los Angeles ed è pure andata al Met Gala. Io da grande voglio essere lei. Anche io, quasi quasi. You get the best of both worlds. È troppo bella Anna Montana. Da grande voglio essere come Miley Cyrus. Oggi ho imparato a twerkare come Miley Cyrus. Mamma, mamma, guarda cosa ho imparato a fare. Ho imparato un nuovo balletto. Adesso la breakdance. Wow, bellissimo. Ti piace? Pensi che dovrei esibirmi nei teatri di Singapore? Vediamo. Mamma, guarda il nuovo balletto che ho imparato. Niente più computer, niente più telefono. Da oggi leggiamo libri. Oh yeah, come on. You get the best of both worlds. Wow. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. You get the best of all worlds. Chissà che canzoni ci saranno quando io sarò grande. Beh, una cosa positiva oggi c'è. Il K-pop. Ogni mani mani, ru tu 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 ru, mani mani. Ciao Ice, come va? Scusa, ci conosciamo? Sei la nuova, vero? Tu sei la nuova? No, veramente ci conosciamo da 5 anni. Ragazzi, venite a salutare la nuova! Ciao nuova! Billy, lo sai benissimo chi sono, non sono la nuova. Non so chi tu sia. Come mi chiamo? Eleonora. Vedi? Lo sai come mi chiamo! Vabbè, in ogni caso da oggi sarà la sfigata. Buongiorno mondo. Oh, ciao Jessica. Scusa, ma ci conosciamo? Siamo stati compagni di classe per tutta la vita. Una volta sono stato anche il tuo compagno di banco per ben 4 giorni. Sei bravo in matematica? Sì. Allora cercherò di ricordarmi il tuo e nome. E vai. Ho detto che cercherò. Ma che... È proprio bella Jessica. Come? Vuoi un pugno? Scherzo Ele. Ah, adesso vedi che ti ricordi come mi chiamo. Prima che il video inizi, cosa aspetti ad iscriverti per far parte della nostra grande famiglia ed entrare nel team Olivieri? Ti aspetto. Qualcuno mi aiuti! Sono destinata a rimanere per sempre forever alone. E ci! Ci saremo fatto. Invece se stormtisco io non viene nessuno da me. Proviamo. E ciù! Sta zitta, Ele! Ehi, Azzurra! Ciao! Azzurra? Azzurra sono io! Devo andare! Ma che cos'hanno tutti? Per una volta che provo a socializzare. Tornerò a leggere i manga online durante l'intervallo. Jessica, possiamo sederci vicine a pranzo? Non lo so, devo vedere. Anche solo per merenda. Jessica, studiamo insieme oggi pomeriggio. Ti farò sapere. Jessica, puoi accettare questo mio regalo? Cos'è? Una caccola.
Ew. Ma è fresca! Ma che cos'è Jessica che io no? È bellissima, è super popolare. Anche io sono bellissima. Beh, insomma. Come? Ehi, ti va se facciamo il lavoro di gruppo insieme? Facciamo il lavoro di gruppo insieme? Facciamo il lavoro di gruppo... No, non è neanche finito di parlare! Billy, facciamo il lavoro di gruppo insieme? No, sfigata! Nemmeno Billy vuole lavorare con me. Stiamo insieme nel lavoro di gruppo! Stiamo insieme nel lavoro di gruppo! Stiamo insieme! Piano ragazzi, uno alla volta! Non posso dire di sì a tutti! Con me! Mettetevi in fila! Dovrò chiamare un assistente. Salve, sono l'assistente personale di Jessica. Prendete un biglietto e attendete. Vi metteremo in lista d'attesa. Io! Vi faremo sapere a breve. E con a breve intendiamo tra una vita. E vai, avete visto? Avete visto? Sono stato bravissimo, ho fatto un tiro fantastico. Non era mai successo niente del genere in tutta la storia delle Olimpiadi. Niente di che. Io potevo fare meglio. Sposami! Wow, bravissima! Sei la migliore! Ma ha completamente mancato il canestro! A momenti faceva centro nel cesso! Ma che ne sai, Ele? Mica sei un'esperta di basket! Che ne sai tu? Ho pubblicato una nuova foto! Mi sono impegnata tantissimo con le luci! Ho comprato una nuova macchina fotografica! Mi sono sistemata il trucco! Vediamo quanti like fa! 3 like! Io, mamma e papà! Vediamo cosa succede tra qualche ora. 2 like? Papà l'ha tolto. Foto alle mie unghie. Solo 10.000 like in un minuto. Devo rimediare con un selfie. 1 milione di like. Adesso sì che ci siamo. Qualcuno sa la risposta? Io! Nessuno? Io! Non c'è nessuno che sa la risposta? Io la so! E la E! Qualcuno sa la risposta? Jessica? Esatto! Ma non stava neanche ascoltando! Adoro l'attacco dei giganti! Iu! Attacco dei giganti è da nerd! Blea! È da nerd! Blea. Azzurra, tu sei un otaku, che dici? Non è vero, se Jessica dice che gli anime fanno schifo, gli anime fanno schifo! Figo attacco dei giganti! Che figo Eren Yeager! Hai ragione! Yeager. Ma quando guardavo io anime già 6 anni fa, mi davate tutte della sfigata! Non è vero, hai iniziato a guardare anime solo per copiarmi. Sì, infatti. Ecco qui il mio materiale scolastico. Allora, vediamo un po'. Una matita. Qualcuno può prestarmi una penna? Fantastico. Una ragazza popolare è sempre alla moda e lo è anche il suo zaino. Ecco perché ho l'astuccio di Chiara Ferragni, un bellissimo quaderno glitterato, degli occhiali firmati e un profumo costosissimo. E quindi disse, sei per SEO? 30 SEO! Faceva ridere, perché nessuno ride. E quindi disse, sei per SEO? 30 SEO! Ehi, ma quella battuta l'ho fatta io ieri! Ehi, Ais! Jessica! Ehi, Jessica! Splendore, sei bellissima! Grazie! No, diceva il mio riflesso! La popolare non si fila Ais e Ais non si fila a me! Fantastico, sono la sfigata delle sfigate! Ciao, vi piace il mio nuovo look? Iu! Ciao! Guarda Jessica, anch'io ho imitato il tuo nuovo look! Anche io! Ma lo avevo fatto prima io! Ah. Oh no! Vabbè, non è un problema! Sorella! C'è un'emergenza importantissima! Vieni! Che succede? Mi puoi prendere della nuova carta igienica? Grazie! Vai a cagare! Già fatto! Oh no! E adesso cosa faccio? Non posso chiedere a qualcuno di darmi dell'altra carta igienica! È la fine! Rimarrò chiusa in bagno per tutta la vita! Cosa posso fare?
C'è solo una cosa da fare. Devo riuscire a lanciarmi e prenderla. Prima che il video inizi, se non ti sei ancora iscritto, che cosa stai aspettando? Iscriviti per far parte della nostra grande famiglia e non perderti nessun video. Uff. Bimbi, mamma, ciao, come va? Cosa pensavi di fare? Pensavi di lasciare i piatti nel lavandino? Ma quali piatti, bicchieri? No, io stavo per lavarli. Mettili in lavastoviglie! Ok, uff. No! Ci sono le stoviglie pulite! Svuota la lavastoviglie! Cosa? No! Piuttosto lo lavo a mano! Eleonora, tranquilla, siediti! No, ma si figuri, lo faccio volentieri! Ma no, non ti preoccupare! No, ma guardi, tranquilla, sono troppo abituata a lavare tutti i piatti a casa mia! Sei troppo brava! Porca palettina fucsia. Ah, che bella vita. Patatine, bibita e non posso chiedere altro. Ah, dovevo tornare a casa da scuola. Ma tra l'altro, perché vado a scuola quando potrei fare così tutto il giorno? Che bella vita, voglio vedermi qualcosa di trash. Cosa fai con le patatine sulla poltrona? Scusa. Vieni qui! Volevo solo riposarmi. Eleonora, mettiti comoda. No, ma si figuri, io sono comoda così. Sei sempre così composta. Grazie. Cosa vuoi vedere in TV? Guardi, a me va bene tutto. Noi pensavamo di guardare un documentario da un'ora sui lombrichi di mare e di come cercano cibo nella terra. Forse quasi tutto. Ecco a te. Mamma, ma cos'è sto schifo? No, dai, lo sai che non mi piace l'insalata. Quanti capricci, mangia! L'insalata fa bene. Ma non sono mica un coniglio che mangia l'erba, eh. Mangia! Ok. Proprio schifo. Ma non potevi prendere la pizza? Se ti devi lamentare così, allora la prossima volta cucini tu. No, sto bene così, grazie. Che buona l'insalata. È il mio cibo preferito. La mangerei tutti i giorni. Bene, sono contenta. Se vuoi puoi fare il bis. No, guardi, va bene così. Davvero tutto delizioso. Enchanté. Beh, non è ancora finita. Adesso c'è la zuppa di cavoli. Davvero? Ah! Questo è proprio record. Che bella vita. Riesco anche a fare l'alfabeto ruttando. No, resisti, Elena, no, resisti. Dai, non puoi farlo in pubblico. Trattieniti, resisti. Ah, e così mi sono tolto il sushi dell'altro giorno e il cenone di Natale. Ok. Oh, vabbè, basta fare la danza dello sciacquone. 1, 2, 3, tira. 1, 2, 3, tira. Oh no, non mi dire che devo fare quella solida. Ma non potevo farla a casa? Accidenti. No. Tira. No! Dai. Ti prego, per favore, ti prometto che d'ora in poi studio tutto quanto, che tratterò bene mia sorella, che sparecchierò. Ma ti prego, fai tirare l'acqua. Ma è solo una cosa da fare. Ho finito! Ciao mamma, ciao papà, che nessuno mi rompa gli zebedei! In particolar modo tu, sorella! Ciao!
mappa di Azzurra. Grazie mille per avermi ospitata. Non doveva. No, veramente, grazie mille. È gentilissima. Le ho portato un pensierino. Ah, che fame! Prendo questo. 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 Dovrebbero bastarmi per la prima merenda del pomeriggio. Eleonora, ti offro qualcosa da mangiare? No, ma non si preoccupi, non voglio disturbare. Ma che cos'ho nello stomaco, con l'orchestra? Che buona la Nutella! La mangerei tutti i giorni a colazione, pranzo, cena, snack. Che buona! No, ma io non mangio la Nutella. Troppi carboidrati, preferisco una bella insalata. Oh, che sete! Tanto non mi vede nessuno. Ah, che bello! Ma che buona quest'acqua! Ma da dove l'avete presa? Direttamente dalle Alpi? No, direttamente dal rubinetto! Non avrei mai detto! Ciao a tutti ragazzi, io sono Nora e questa era A Casa Tua versus A Casa d'Altri. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e scrivetemi sotto nei commenti come vi comportate voi a casa degli altri. Io ho risolto questo problema perché me ne sto sempre a casa mia a guardare la TV e mangiare patatine. Visto? Problema risolto. Comunque, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per non perdervi nessun video e attivate la campanella delle notifiche per sapere sempre quando pubblico qualcosa di nuovo. Oddio, pensavo cadesse la casa. In ogni caso, vi ricordo sempre che potete acquistare le mie felpe, magliette e mascherine su Nerd Overdose e potete acquistare tutti quanti i miei libri da Amazon. Vi lascio tutti quanti il link qua sotto nel primo commento. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, Olivoggi, Olisem.